Buon anno a tutte e a tutti. 8 giorni dopo il Santo Natale, la liturgia ci porta di nuovo a Betlemme. Dinanzi al nostro sguardo, la pagina evangelica ci racconta dell'arrivo dei pastori, che hanno ascoltato l'annuncio degli angeli di dare gloria a Dio e l'annuncio della pace in terra agli uomini che Dio ama, e di questo annuncio si fanno portatori. Proprio la categoria meno adatta si fa portatore di questo annuncio di salvezza. È interessante come ci provoca il Vangelo anche da questo punto di vista. E Maria e Giuseppe stanno lì, ci sono anche altre persone, tutti si stupiscono di questo racconto, sono coinvolti da questo racconto, non restano indifferenti a questo racconto. Allora il primo augurio che vorrei fare in questo primo giorno del nuovo anno è recuperare il senso dello stupore e della meraviglia, mettendo in conto che tutto questo può avere a che fare con Dio, che si fa vicino, che si fa conoscere, che si rivela. Dinanzi allo stupore di tutti, Maria però medita, custodisce nel cuore. E questi due verbi ci dicono l'interiorità di cui è capace questa ragazzina. Riflette, mette insieme i pezzi, perché ci sono anche delle contraddizioni con cui lei deve fare i conti. Da un lato è annunciato a lei il Salvatore, dall'altro lato lo vede nasce povero. Da un lato ascolta, come noi oggi ascoltiamo l'annuncio di pace e ci troviamo con una guerra che non finisce mai. E tutte le contraddizioni Maria le custodisce nel cuore, si fida e si affida. Ecco la seconda cosa che vorrei augurare a me e a voi sotto lo sguardo di Maria: imparare da lei l'arte di custodire nel cuore, di meditare, di riflettere, di non lasciare che la superficialità ci avvolga, e anche in questa meditazione e questa riflessione mettere in conto che Dio non si stanca di noi, che Dio al di là delle contraddizioni guida la storia come un padre. E il terzo aspetto, in questa ottava del Natale viene dato il nome a Gesù. Gesù è salvezza, Dio salva. A noi che siamo sempre tentati di cercare altrove la salvezza, a noi che siamo tentati di un senso di onnipotenza quasi illimitato, il Vangelo con umiltà ma anche con chiarezza ci dice: è Gesù, è Dio che vi salva. Non in nessun altro c'è salvezza. Sarà che dobbiamo accettare il nostro essere creaturali, ma fidarci e affidarci a Dio, come hanno fatto Maria e Giuseppe, forse è la cosa più bella, più importante, più urgente che possiamo fare. Auguri, buon cammino.